Le vedete queste? Sono le carte e le tessere originali del prototipo di JAP, il gioco che ha vinto il premio Archimede 2018. Ed ecco come stanno per diventare. Queste saranno le carte e le tessere del prodotto finito. Ecco cosa vuol dire partecipare al premio Archimede. Vedere il proprio prototipo che diventa un prodotto reale. Una soddisfazione immensa, una soddisfazione che già una cinquantina di giochi hanno avuto nelle passate edizioni del premio Archimede. Benvenuti a tutti, sono Dario Zaccariotto di Studio Giochi e oggi vi accompagnerò alle fasi finali del premio Archimede. Cos'è il premio Archimede? Il premio Archimede è uno dei più importanti premi al mondo per giochi inediti. È organizzato da Studio Giochi ed è attivo sin dal 1992. Quest'anno abbiamo avuto la partecipazione record di 236 prototipi. La giuria preliminare effettua le selezioni, un lavoro che dura parecchi mesi. Per tutti questi giochi la probabilità di pubblicazione è altissima. Sentiamo ora Leo Colovini, che ha presieduto la giuria di selezione, come funzionano le votazioni. Dei 236 giochi arrivati quest'anno, ne abbiamo selezionati dapprima 110 e poi 17. Questi 17 sono stati proposti alla giuria internazionale che è venuta a Venezia a provarli qui nell'hotel Palazzo Barbarigo. Ogni giurato vota 8 giochi con punteggi che variano da 3 a 9 e inserisce queste schede in queste urne. A mano che apriremo le urne, scopriremo via via chi sono i finalisti, ma sarà solo quest'ultima urna, quella da 9 punti, a decretare il vincitore. Bene, siamo arrivati al momento più atteso, lo spoglio dei voti. Cominciamo lo scrutinio con la prima urna, quella che vale 3 punti. Noi la chiamiamo urna doppia perché ciascun giurato in quest'urna ha messo 2 voti da 3 punti. Per seguire l'andamento ci aiuterà un tabellone. Nel tabellone potrete vedere i giochi che sono entrati in finale e l'andamento dei punti che via via riceveranno urna dopo urna. Vai con il tabellone! Abbiamo visto la classifica che si è aggiornata, andiamo adesso a conoscere 4 giochi finalisti. Echo House di Maria Castelvivans e Roger Brunet Espinosa. Si gioca in contemporanea, ha un meccanismo basato sul gioco del 15 con un sensore di entropy e un retrogusto alla Torre di Hanoi. Watch Out di Matteo Cimenti, Chiara Zanchetta e Carlo Rigon. Frenetico e originalissimo gioco di carte in cui incontrate tante impreviste situazioni stradali da interpretare fra mille distrazioni. Seven Guilds di Mario Quartana. Controlla il maggior numero di gilde, raccogli nei membri da un display, ottieni bonus e soprattutto punti vittoria. Crazy Party di Banana Sea Games. Colleziona le tue tessere e crea i migliori costumi in questo originale gioco di memoria, così veloce da lasciarti senza fiato. Benvenuti all'Hotel Palazzo Barbarigo, uno dei più importanti e più belli edifici che si affacciano sul Canal Grande a Venezia. Qui sono in corso le finali del premio Archimede e proprio qui sono arrivati qualche giorno fa i giurati, i rappresentanti delle più importanti case editrici di giochi del mondo. Sono arrivati qui, in barca, qualche giorno fa.
Come vedete, qua ci sono molti giudici che stanno ancora giocando. Sono tutti molto concentrati. Vale la pena conoscerli uno a uno. Andiamo a presentarveli. Cominciamo conoscendo la giuria di selezione. Il presidente Leo Colovini, Giuseppe Baggio, Federico Colovini e Piero Modolo. Ora vi presentiamo la giuria finale. Abbiamo Dario De Toffoli, il nostro presidente di giuria, dall'Italia. Adi Barkat, di Helvetic, dalla Svizzera. Michael Bruchmann, di 999 Games, dai Paesi Bassi. Moritz Brunhofer, di Hansing Gluck, dalla Germania. Thomas Caouet, di Asmodee, dalla Francia. Stefano De Carolis, di Giochi Uniti, dall'Italia. Ulrich von Obert, di Queen Games, dalla Germania. Michele Garbuggio, di Simon, da Singapore. Thorsten Gimler, di Ravensburger, dalla Germania. Holger Grimm e Miriam Donda, di Amigo, dalla Germania. Hermann Utter, di Hook & Friends, dalla Germania. Simone Luciani, di Cranio Creation, dall'Italia. Klaus Ottmeier, di Pegasus, dalla Germania. Umberto Rosin, di Tana dei Goblin, dall'Italia. E chiudiamo con Dieter Strehl, di Piatnik, dall'Austria. Ed ecco la seconda urna, quella da 4 punti. Come si muoverà la classifica? Vai con il tabellone! Aggiornata la classifica, andiamo a conoscere in dettaglio altri 4 giochi finalisti. Happy Fruits di Francesco Calvi. Creare una cassetta di frutta non è mai stato così impegnativo. Attenti al peso dei frutti, potreste ritrovarveli spappolati e perdere dei punti. Rhyolite di Alessandro Dentis. Le pepite sono nelle carte che delimitano il terreno di estrazione. Per accaparrarsele bisogna posizionare con lungimiranza i propri segnalini. Tlaloc Pyramid di Joel Escalante e Raffaele Escalante. Un sistema di selezione azioni conferisce a questo gioco di costruzione dal sapore classico un'aggiunta fresca e interessante. Memento Mori di Stefano Ancillai e Tiziano Palazzotti. Ogni azione aumenta l'esperienza e l'efficienza del tuo personaggio. Ma attenzione, a mano che il tempo passa, le sue probabilità di morire aumentano. Sentiamo Dario De Toffoli, fondatore di Studio Giochi, che ci racconterà un po' di storia del premio Archimede. Il premio Archimede è nato nel 1992 come rassegna dimostrativa nell'ambito del Festival Italiano dei Giochi di Gradara. E chi è stato a quel festival davvero non potrà dimenticarlo, un'esperienza unica e veramente indimenticabile. Però poi il festival è passato, ma il premio Archimede è rimasto ed è cresciuto fino a diventare quella splendida realtà che abbiamo oggi. Forse il più importante concorso mondiale per giochi inediti. Allora, l'anno scorso purtroppo per evidenti cause sanitarie non ha potuto svolgersi, ma finalmente quest'anno siamo di nuovo qui a Venezia con tutti i giurati di tutto il mondo a riprovare assieme questi giochi. Manca ancora il pubblico, ma la voglia c'è e ci stiamo divertendo. Il premio Archimede è dedicato ad Alex Randolph, un grande personaggio, un personaggio magico che nel gioco ha saputo infondere poesia, forse anche filosofia, sia quando li inventava, sia quando ce li raccontava o li giocava. Randolph è stato l'inventore della professione di inventori di gioco. Noi di Studio Giochi, io, Leo Colovini e altri, abbiamo avuto la fortuna di averlo come amico perché ha vissuto per molti anni a Venezia. E ci ha ispirato ed è stato il maestro di tutti noi e per questo siamo qui ancora a ricordarlo. Ecco la terza urna, quella da 5 punti.
Adesso la classifica diventa veramente importante. Seguiamo assieme lo spoglio. Vai con il tabellone. Aggiornata la classifica, andiamo a conoscere più in dettaglio altri tre giochi finalisti. Loyalty, di Nicolas Pascalis. La reputazione è la chiave del successo, per raggiungerla bisogna guadagnarsi la fiducia dei personaggi. Ma attenzione agli avversari, non avranno scrupoli a seguirti. Tankograd, di Marcello Mugnai. Il gioco tedesco dove si costruiscono carri armati sovietici. Ma attenzione alla gestione dei malfunzionamenti dell'acciaieria e della catena di montaggio. Dead Man's Chest, di Marco Guidara. I membri della ciurma si devono dividere il tesoro, ma chi scoprirà per primo cosa è stato nascosto da ciascuno nei forzieri? Ah, ci siete anche voi! Siamo di nuovo all'Hotel Palazzo Barbarigo e siamo qui per parlarvi di due premi collaterali che testimoniano il rapporto tra gioco, educazione e scienza. Si tratta di Photonica in Gioco e Scienza in Gioco. Sono promossi dall'Istituto di Nanotecnologie e di Fotonica del CNR. Ce ne parleranno i due ideatori, Roberta Ramponi e Fabio Chiarello. Seguiamoli assieme. È un piacere presentare la premiazione finale del concorso Photonica in Gioco. Un concorso organizzato dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR, rivolto agli studenti delle scuole superiori che devono inventare un gioco da tavolo a tema scientifico. Ma prima della premiazione del concorso Fotonica in Gioco, vogliamo assegnare il premio Scienza in Gioco per il miglior gioco di natura scientifica partecipante al premio Archimede. E allora assegniamo il trofeo Scienza in Gioco a 2099, La sfida del secolo, di Paolo Agrippino, un gioco che ci parla appunto delle sfide che ci aspettano, soprattutto la sfida dell'energia e di nuove tecnologie per riuscire a risolvere questi problemi. Quindi assegniamo a 2099, La sfida del secolo, il trofeo Scienza in Gioco. È un piacere passare adesso alla premiazione dei primi tre classificati del premio Fotonica in Gioco, giunto alla sua terza edizione. Quest'anno il tema del premio è una famosa frase di Leonardo: che cos'è ombra e lume e qual è di maggior potenza. Fabio, a te la presentazione del terzo classificato. Terzo classificato è il gioco Alchicromia dell'Istituto Pellati, Nizza Monferrato. Un gioco molto carino che ci parla di laser, specchi, reazioni chimiche e decadimenti nucleari. Il secondo classificato è Leo Galleri, dell'Istituto Fermi Galilei di Cirié, Torino. Leo Galleri ci sfida a costruire, a mettere insieme una galleria d'arte con tutte le opere di Leonardo attraverso un gioco molto sfidante e molto simpatico e piacevole da giocare. E siamo al momento più emozionante. Il primo premio va al gioco Cromoladro del Liceo Artistico Lusso di Sant'Antioco. Una simpatica caccia al ladro all'interno di un museo, usando tutti i colori dello spettro per cercare di identificare opere vere e opere false. Complimenti ai ragazzi del Liceo Lusso di Sant'Antioco. E complimenti a tutti i partecipanti di questa edizione di Fotonica in Gioco, che come sempre ci hanno saputi stupire con la loro creatività e la loro capacità di dare contenuti scientifici a dei giochi belli e davvero divertenti. Ecco la quarta urna, quella da 6 punti. Adesso iniziamo lo spoglio. Via il tabellone. Aggiornata la classifica, adesso avremo modo di conoscere più in dettaglio altri tre giochi.
Overbooking di Filippo Landini. Le quattro taverne hanno solo un certo numero di posti, sta a voi accaparrarveli a favore dei vostri personaggi, popolani o nobili che siano. Live and Let Dice di Mauro Vettori. I dadi si dispongono su una griglia in base al loro valore. A voi a giudicarvi migliori per raggiungere le condizioni di vittoria. Un giorno al museo di Francesco Frittelli. Muoversi attraverso gli Uffizi di Firenze può essere complesso, specialmente se gli altri giocatori vogliono aggiudicarsi le opere d'arte che interessano a te. Cos'è questo? È il trofeo che verrà assegnato al miglior gioco del Premio Archimedia 2021. Come vedete, si tratta di una bandierina sulla falsariga di quella che viene consegnata al vincitore della regata storica qui a Venezia. Qui alle mie spalle potete vedere invece tutti i giochi che i nostri editori ci hanno mandato per rendere più ricco il premio Archimede. Allora, anche voi continuate a seguire la votazione perché potreste essere vincitori di questi fantastici premi. Eccola! Eccola, la quinta urna, quella da 7 punti. La gara entra veramente nel vivo. A questo punto la situazione vede al terzo posto Tankograd di Marcello Mugnai, al secondo Loyalty di Nicolas Pascalis e al primo posto Echo House di Maria Castelvi Barnes e Roger Brunet Espinosa. Vai con il tabellone! Ed ora andiamo a conoscere assieme gli ultimi 3 giochi finalisti. Hackers di Davide Sassoli. Collabora con i tuoi avversari nell'abbattere firewall, ma allo stesso tempo cerca di ostacolarli perché potresti essere hackerato a tua volta. Planetary di Luca Frascatani. Lo scontro avviene tramite il posizionamento di tanti dadi sui vari pianeti. L'obiettivo è la supremazia nel sistema solare. Your Majesty di Gabriele Bubola. Viaggia per il reame e influenza l'esito dell'elezione per diventare il nuovo monarca. Torniamo ora a parlare di premi collaterali. La parola a Dario De Toffoli che ci presenta il premio Izzo e Piero Modolo che ci presenta il premio AIG. E siamo a un'altra menzione speciale del premio Archimede. Si tratta del premio Izzo, dedicato a Sebastiano Izzo, una persona per tanti versi speciale, con la quale ci piaceva tanto giocare assieme, ci divertivamo ai tempi del Festival Italiano dei Giochi, era molto bello giocare con lui e quindi per ricordarlo ogni edizione del premio, io personalmente che ero suo amico, scelgo un gioco che penso gli sarebbe piaciuto e in generale scelgo un gioco che sia un po' astratto ma non troppo brain consuming, un gioco che abbia anche qualche elemento di grossa vitalità. E quest'anno ho scelto Echo House, un gioco degli spagnoli Maria Barnes e Roger Espinosa, che ha proprio queste caratteristiche, ha vari elementi molto divertenti, è astratto, si può giocare bene, ma combina un sacco di elementi sia nel piano che nello spazio. E quindi complimenti davvero a questi due amici autori spagnoli per questa creazione molto divertente e brillante. Un'altra menzione speciale, il premio AIG Autori in Gioco per la meccanica più innovativa va a Watch Out di Matteo Cimenti, Chiara Zanchetta e Carlo Rigon per una meccanica davvero innovativa e travolgente. I nostri più sinceri complimenti agli autori. Urna numero 6, quella da 8 punti. Vai con il tabellone. Prima di passare allo spoglio dell'ultima urna,
vediamo assieme la situazione della classifica. Partiamo dal fondo. Al 17° posto abbiamo Planetary. Al 16° Crazy Party. Posizione numero 15 per Hackers. Al 14° posto Memento Mori. Al 13° Seven Guilds. E al 12° Rhyolite. All'11° Dead Man Chest. Entriamo nella top 10. Al 10° posto Tlaloc Pyramid. Al 9° posto Your Majesty. All'8° Loyalty. Al 7° Happy Fruits. E al 6° Tankograd. E ora nella zona calda. Alla posizione 5 abbiamo Live and Let Dice. Al 4° posto Echo House. Appaiati al 2° e al 3° posto Watch Out e Un giorno al museo. E in testa alla classifica troviamo Overbooking. Mi raccomando, per molti dei concorrenti in gara non è detta l'ultima parola, perché lo spoglio finale è quello che assegna ben 9 punti per ogni giurato. Ed eccoci, siamo arrivati all'ultima urna, la 7ª, quella con i voti da 9 punti. Qui dentro c'è il vincitore del premio Archimede 2021. Assistiamo assieme allo spoglio. Un giorno al museo. Happy Fruits. Loyalty. Your Majesty. Sette Guilds, Un giorno al museo, Hackers, Watch Out, Watch Out, Tankograd, Happy Fruits, Overbooking, Your Majesty, Happy Fruits. E l'ultima scheda? Overbooking. A questo punto siamo in grado di darvi la classifica finale. Vince il premio Archimede 2021 Overbooking di Filippo Landini. Al 2° posto, a pari merito, Watch Out di Matteo Cimenti, Chiara Zanchetta, Carlo Rigon e Un giorno al museo di Francesco Frittelli. 4° per un solo punto, Happy Fruits di Francesco Calvi. Overbooking di Filippo Landini, essendo un gioco di carte, si aggiudica anche il premio Cartamundi. Bene, sta per scendere il sipario su questa edizione 2021 del Premio Archimede e naturalmente, prima di salutarci, i ringraziamenti di rito. Prima di tutto volevamo ringraziare voi, autori, che avete partecipato così numerosi in questa edizione, mandandoci le vostre creature. Il secondo ringraziamento va alla giuria, che si è prestata a provare così tanti giochi. Il terzo ringraziamento va a Studio Giochi, che ci ha messo tutta la passione e l'energia che lo contraddistingue. Il quarto a chi ci ha ospitato, al magnifico Hotel Palazzo Barbarigo. Il quinto a tutti gli sponsor e le aziende partner che ci hanno supportato in questa iniziativa. A questo punto l'appuntamento è per il 2023, per la prossima edizione del Premio Archimede. Arrivederci a tutti!